Bragozzi, battane, trabaccoli, lance e lancione sono i nomi tipici delle barche da lavoro e da pesca con la vela al terzo che hanno segnato la storia della marineria adriatica fino agli anni 50. Sono state le ospiti d'onore alla festa del porto di Pesaro con le loro inconfondibili vele in cotone colorate. Siamo andati a sentire i protagonisti di questa magnifica iniziativa che fa navigare nel tempo. Comandante, che emozione ha provato vedendo entrare in porto queste barche? Beh, una grande emozione perché le barche mostrano chiaramente qual è la tradizione dei lavoratori del mare, dell'Adriatico, che aveva una grossa rappresentanza qui a Pesaro e qui i segni sono tuttora tangibili, un po' perché qualche barca comunque esiste del tipo anche su Pesaro, ma perché il quartiere del porto, dei cosiddetti portolotti, ai numeri civici degli edifici, mostra proprio la tipica vela di queste barche. Siamo con Stefano Medas, che ha portato qui a Pesaro insieme alle altre barche d'epoca la Saviolina, che è un vero e proprio monumento galleggiante. È vero, Stefano? Sì, la Saviolina dal 1998 è titolare di un decreto ministeriale, Ministero per i beni culturali e le attività culturali e del turismo, è titolare di un decreto apposito di tutela che è la decretata monumento di interesse nazionale. Questo dal 1998, quindi è un monumento vivente, un piccolo museo vivente, come ricordano anche, diciamo, le normative dell'UNESCO legate al patrimonio materiale e immateriale, quindi è una testimone di memoria oltre che di se stessa. Certo, un bel regalo per la festa del porto di Pesaro, ma la tradizione di queste barche antiche nella nostra provincia a che livello è? Rispetto alla Romagna siamo un pochettino indietro, molto indietro. Nel senso che nella nostra provincia spicca Gabice, con l'associazione Vele d'Epoca Gabice Mare, che ha 5 barchette naviganti di piccole dimensioni. A Pesaro siamo 3 o 4 barchette molto piccoline, non mi risultano barche naviganti, però di questo non ne sono sicuro. Quello che è sicuro è che non siamo riusciti ad avere barche partecipanti al raduno qui a Pesaro. Sindaco, intanto che emozione a vedere queste barche nel porto e come sta andando la festa? Ma intanto sono veramente uno spettacolo, è la prima volta che ne vengono così tante nel nostro porto ed è un accordo con il Museo della Marineria di Cattolica e insomma siamo molto contenti perché poi hanno viaggiato lungo il San Bartolo e quindi vedendo uno dei posti più belli che abbiamo e insomma questa cosa veramente dà molto risalto a questa festa del porto che è una festa tradizionale ma che grazie a questa iniziativa ogni anno diventa diciamo c'è qualche novità e quest'anno veramente una novità storica ma veramente di grande interesse.